Con Angelo Pasquini apre una nuova fase del regista. Nella trasformazione del libro in un film, non a caso Giancarlo Lombardi, nel suo saggio su Viva Libertà, parla del film più che un adattamento di un fratello cinematografico del romanzo. L'autore conferisce un tocco leggero all'intreccio, rivelatore di un cambiamento dello stile, una leggerezza che è permeata di elementi evocativi. La potenza delle immagini al servizio di un racconto lunare, paradossale, atmosfere sospese, che colgono l'essenza incerta di tempi privi di un riferimento politico, morale condiviso, tempi sbandati, potremmo dire. Come in ogni film, il rapporto in ogni film del regista siciliano, il rapporto tra immagine e musica conferisce nuovo senso alle inquadrature. Dal tema centrale di Marco Betta, già autore di note significative nel manoscritto del Principe in Viaggio Segreto, alla forza del destino di Verdi, presente anche nel Fellini di E la nave va, non a caso con Andò assistente alla regia. Emerge il richiamo di una radicalità della visione cinematografica da recuperare per poter ripartire. L'identità nazionale nella musica, Verdi, nel cinema, Fellini, alimenta secondo me una riflessione politica, esistenziale sull'Italia, sull'Europa di oggi, in un gioco creativo che ha le proprie radici, tra gli altri, ma insomma. Riferimenti possono essere molti in termini di formazione anche culturale, Shakespeare, Chaplin, Brecht, che sono anche citati. La macchina da presa si muove agilmente nell'alternanza delle situazioni, in un montaggio serrato, funzionale al cuore della vicenda, un viaggio in movimento paralleli dentro il labirinto di due figure, nonostante tutto indissolubilmente legate, come parti non comunicanti di un'unica contraddittoria personalità. Naturalmente i riferimenti riguardo al doppio, dalla commedia, alla letteratura, al cinema sono enormi, però insomma l'autore ha trovato una sua chiave personale per raccontare questa storia. Di rilievo l'interpretazione di Toni Servillo, dotato di una razionalità pensosa, rassegnata nella prima parte, aperta a un rinnovamento interiore verso la fine, come Enrico, mentre nei panni di Giovanni Hernani dimostra una rara versatilità. Nel ruolo di Bottini, Andrea Bottini, a sua volta Valerio Mastandrea spicca per espressività e il pubblico si identifica nei suoi interrogativi. Tra i momenti paradossali del film, adesso farei vedere incontro tra Hernani nei panni di Enrico e il Presidente della Repubblica, Massimo De Franco, che c'è già nel manoscritto, in una stanza del Quirinale, occupata anche da due significativi mappamondi. Essere o non essere, questo è il problema. È meglio esserci come se fossimo già spariti. Dove?